Ovvio ragazzacci, andiamo. C'è da farvi vedere una cosa. Ragazzacci del web, un salutone da Nabaccio e bentornati in un nuovo videolog. Visto che comunque sia lo scorso videolog non vi è dispiaciuto, ho pensato di farne un altro, anche solo per farmi conoscere meglio, capire meglio a chi mi segue chi è il Nabbo. Io mi chiamo Simone e nonostante possa sembrare strano che una persona di una certa età, diciamo così, non più giovane, si metta a fare video su YouTube in un periodo dove il 90% dei video che trovo ultimamente sono fatti da ragazzini che sfiorano a malapena 15 anni, e che ci tenga a dire niente contro tali ragazzini, parliamoci chiaro. Io lo faccio per il semplice fatto che ho una grande passione per i videogiochi, per tutto quello che rientra un po' nell'ambiente nerd, chiamiamolo così. Ma non solo videogiochi, anche anime, fumetti, un po' tutto quello che rientra in questa fascia. E tendenzialmente è una passione che coltivo più o meno da sempre, considerando il fatto che io, essendo nato negli anni 80, a quei tempi non c'erano tutte le cose che ci sono ora, tipo internet, console e quant'altro. Cioè, parliamoci chiaro, il massimo della videoludicità di quei tempi era la sala giochi. Sala giochi con il cabinato dove infilavi i gettoni, c'erano le prime console. Cioè, la mia prima console era un MSX della Philips, che non era una console, era una tastierona dove ci infilavi delle cassette simili a quelle musicali, dove all'interno c'erano dei programmi che facevano delle sorte di giochi, ma erano giochi che, paragonati a quelli di ora, erano una cosa inguardabile. Però a quei tempi quello c'era, e io mi ci divertivo come un disperato. Se mi ricordo, metto anche un'immagine a screen di quello che sto parlando. Ed è comunque una passione che io ho continuato a coltivare nell'arco degli anni, passando per i primi PC seri, le prime console, quali io avevo il Mega Drive, cosa che magari non avete mai nemmeno sentito nominare, poi la PlayStation 1, la 2, non ho preso la 3 perché a quei tempi ho preferito passare all'Xbox. Dopo l'Xbox la scelta era o la One o farsi il PC nuovo, e a quel punto lì ho scelto il PC, ma per il semplice fatto che era per me più performante un PC per quello che ci dovevo fare. E nel momento in cui ho preso il PC nuovo mi sono affacciato a videogiochi di ultima generazione, che avendoci la 360 e un PC vecchio e malandato non potevo sicuramente far girare. E nel momento in cui mi sono affacciato anche a videogiochi di ultima generazione, ho iniziato a interessarmi a YouTube, perché magari avevo bisogno di qualche guida, di qualche tutorial, di qualche gameplay, perché magari quel pezzo non mi riusciva a passarlo. E un po' per gioco, un po' per scherzo, mi sono messo anch'io a fare video. Le prime cose che ho fatto erano veramente abominevoli, diciamola così. E tra l'altro le ho fatte su un altro canale, non su questo, quindi probabilmente non le vedrete mai. Però mi è servito come partenza. Da qualche parte bisogna sempre iniziare. Poi a un certo punto, parlando con altri ragazzi e altri amici, no, ma perché non ti metti a fare Minecraft che porta visual e così e cosà? Io sinceramente non è che l'avessi mai considerato un'alternativa a Minecraft, perché all'inizio non neanche mi piaceva poi tanto. Però trovando
un'offerta fra uno dei vari siti che seguo, decisi di prenderlo. E di lì è diventata una malattia. È diventata una malattia e mi ha consentito di far partire questo canale. E qui mi viene da spiegare un'altra cosa. Perché il Nabbo? Perché, come dicevo all'inizio, di gente che fa video su YouTube, specialmente di Minecraft, ce n'è un visibilio, ce n'è tantissimo, ce n'è troppa. E io mi sentivo un po' uno dei tanti nabbi, mettiamola così, appena affacciatosi al mondo di YouTube, appena affacciatosi su Minecraft, a portare dei video. Quindi ero il nabbo di turno, quello che, cioè, uno dei tanti. Difatti, per chi mi segue dall'inizio, magari avrà visto la prima grafica del canale, che era molto buttata lì. Ora, quel nabbo, diciamo, è un po' meno nabbo, nel senso che, perché l'omino? L'omino è per metà bianco e per metà nero. Cioè, l'omino rappresenta un nabbo qualsiasi che un giorno ha alzato la mano e ha detto: ragazzi, ci sono anch'io e voglio fare qualcosa non di diverso, ma di mio. E quindi ho cominciato a cambiare colore, mettiamola così, ma mantenendo le origini di nabbo, che non è altro. E tornando un po' a quello che è il discorso nerd, diciamola così, avevo piacere di farvi vedere quella che era un po' la mia collezione di fumetti. Ora, prenderla tutta insieme sarebbe complicato, quindi dovrò scorrere un attimino su questa libreria che è abbastanza abbondante. Ovviamente non ci sono solo fumetti, ma anche libri, perché a me piace tantissimo leggere libri, specialmente ultimamente quando sono in vacanza. Molti sono di Stephen King, parecchi fantasy. Potete vedere la serie completa di Eragon, da cui appunto mi sono ispirato per i draghi nella serie di Minecraft. E qui c'è un po' hard de genere, partendo da One Piece, Bleach, Fairy Tail, Naruto. Questi sono un po' i titoli più conosciuti, e questa considerate che è solo una piccola parte. Piccolo cambio di location, adesso ci troviamo a casa dei miei genitori, dove sono un po' rimasti buona parte di quello che è la mia collezione di fumetti, che, come potete vedere, comprensiva di tutta sta popò di roba. Qui c'è uno scaffale vuoto, è abbastanza consistente. E qui abbiamo parte la serie completa di Dragon Ball, Ranma, c'è un sacco di cose, si parla di roba che va dal 95 fino al 2000 circa. E questo, diciamo, era un altro aspetto del nabbo che magari ancora non conoscevate. E mentre alle mie spalle c'è un piccolo spoiler di quello che prossimamente vorrò portare sul canale, è un progettino un pochettino diverso dal solito. Prima di salutarci volevo dirvi un paio di cosette. Ho creato un nuovo indirizzo email, ilnabbodt@gmail.com, al quale, se volete, potete scrivermi, mandarvi, non lo so, disegni, backup dei vostri mondi, per farmi vedere cosa avete fatto, screen, quello che volete, oppure anche semplicemente farmi delle domande, tipo: ma anche dalla più stupida alla più intelligente, non abbiate paura minimamente a chiedere quello che volete, io vi risponderò a tutto, in video oppure tramite email, come preferite, non, per me è assolutamente indifferente. Cioè, ma roba del tipo: se mi volete chiedere, caspita, ne so, quanti peli ho sulla barba, non lo so, non l'ho mai contati, quella è la risposta. Chiedete tranquillamente, il nabbo c'è, tanto non c'è da vergognarsi nulla a parte andare a rubare. Quindi, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, un commento e condividetelo su tutti quanti i vostri social network,
che aiuta sicuramente a sostenere me e il canale. Invito in più a passare dai vari social network miei, di cui trovate il link in descrizione. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale. Dan un abbraccio, un saluto e un abbraccio, e alla prossima, gente. Ciao ciao!